Resto perché lo dice tutta la maggioranza, che questa sera era particolarmente numerosa e compatta. Resto perché c'è una volontà di portare avanti un programma amministrativo ambizioso, resto perché la maggioranza considera estremamente in maniera positiva l'operato dell'amministrazione in questo anno e mezzo. Lo scossone c'è stato, perché ovviamente c'è stato, ma solo perché non vogliamo che nessuno delegittimi l'operato dell'amministrazione in questo tempo. Io però vi annuncio che nella giornata di domani convoco una conferenza stampa, perché voglio spiegare alla mia città qual è la mia posizione e soprattutto che cosa è realmente accaduto, ammettendo responsabilità nella misura in cui ci sono queste responsabilità e facendo chiarezza su quello che sarà anche il futuro dell'azione amministrativa di questa amministrazione. Io spero che da questa sera si metta fine a questa ridda di voci Gonzales invitato a dimettersi eccetera, e voglio dire che questo invito a rimanere al mio posto arriva da tutta la maggioranza in maniera compatta e ancora di più da un Partito Democratico in cui due assessori e sei consiglieri comunali, tutti compresi, nessuno escluso, a cui si aggiunge il segretario provinciale del partito, hanno confermato piena e totale fiducia nell'azione amministrativa del sindaco. Dopodiché, cioè, se c'è qualche problemino, qualche situazione che va chiarita, sarà chiarita in altra sede senza alcun problema. L'importante è che tutti siano convinti di andare avanti con questo.